Still Alive, che in italiano si traduce ancora viva. La Vanoli esce battuta dal forum di Assago, ma come dice anche coach Pancotto in conferenza stampa, non sconfitta. Battuti ma non sconfitti, questo mi piace dire, nel senso che è vero che dovremmo recuperare da una partita persa, però abbiamo tanti motivi su cui lavorare per migliorarci. Oltre ai complimenti a Milano, che è arrivata prima, gli va dato atto della sua enorme forza, però voglio dire che nel secondo tempo abbiamo saputo migliorare quello che nel primo non eravamo riusciti a fare. 81-77 il punteggio per i padroni di casa, che blindano il primo posto, ma grande paura nel finale quando due triple del solito Elston Turner e una schiacciata di Cousin creano un parziale di 8-0 che riavvicina Cremona a soli due punti da Milano. Lafayette, ancora lui dopo il 5-5 da 3 nell'ultimo quarto all'andata, si dimostra freddo anche dalla lunetta. Il suo 4-4 ai liberi consente ai ragazzi di Repecia di frenare la rimonta cremonese proprio sul più bello e proprio nei secondi finali. Complimenti a coach Pancotto, complimenti a squadra, hanno fatto un ottimo lavoro, una stagione straordinaria, ma adesso comincia un nuovo campionato. Onestamente loro hanno una buona squadra, si vede che stanno bene sul campo, che hanno pazienza, hanno profondità uguale. E così stanno giocando tutto l'anno. Migliore in campo Esteban Batista, 28 punti e 13 rimbalzi con 14 su 18 al tiro. Milano cerca spesso il lungo uruguaiano, che ricambia con la sua miglior partita da quando veste Armani. Grande prova anche per il croato Kruno Simon, 19 punti e titolo di MVP della stagione sempre più suo. Per Cremona, alla terza sconfitta consecutiva, ma con il quarto posto già in cassaforte, 5 giocatori in doppia cifra e parzialone del secondo tempo 35-45, con Fabio Mian protagonista, 8 degli 11 punti nella ripresa. Con un po' di fortuna vedi i due tiri di Starks che girano a lungo sul ferro prima di uscire. Il finale forse sarebbe stato anche diverso.